di questa associazione che si muove culturalmente su diversi fronti e propone al territorio e non solo una serie di iniziative che cercano di intercettare delle opportunità di confronto culturale, musicale, presentiamo libri e organizziamo convegni e quant'altro. Oggi il presidente dell'associazione ex alunni, il dottor Giancarlo Pizzutelli, con una strategia pianificatoria, diciamo che risale a tempi non sospetti, verso ottobre-novembre avevamo pensato di rimettere in pentola l'opportunità di creare un polo universitario a Frosinone, e alla luce di questa necessità di confronto anche con gli interlocutori istituzionali si era pensato, ancor prima che si procedesse con l'organizzazione delle elezioni a Frosinone, di promuovere una riflessione su larga scala affinché si punti, credo che questa sia la volontà perlomeno di tutti i presenti qua, ma penso della maggior parte dei cittadini di Frosinone, a valorizzare questo territorio. Esperienza personale, ero bimba, forse avevo 7-8 anni, quando mi ricordo mio fratello di 9 anni più grande si iscrisse a giurisprudenza alla Sapienza a Frosinone e il suo primo esame lo fece dove è adesso la banca Monte dei Paschi di Siena, perché c'era una succursale della Sapienza a Frosinone. Quindi voglio dire, questa opportunità, poi non entro nella lettura o nel sottotesto politico di cosa sia accaduto perché ce l'abbiano sottratta questa opportunità. Oggi da cittadina un pochino più grande mi rendo conto che se fosse un'opportunità che si riesca a concretizzare nel nostro capoluogo, tutti amiamo Frosinone, tutti siamo profondamente legati ad una città che vorremmo vedere sempre, come dire, al top. Credo che un polo universitario a Frosinone, come appunto il mio ricordo di bimba, potesse essere oggi un oggetto di confronto, in questo caso, vista la contingenza, anche con i futuri, con i candidati a sindaco. Quindi la volontà dell'associazione ex alunni, interpreto anche il pensiero del presidente, ma poi insomma lascerò la parola a loro, era proprio quella di creare un banco di lavoro, un tavolo perché ognuno di noi rifletta su quanto possa essere promosso affinché Frosinone riesca ad intercettare qualcosa di importante, oltre quello che chiaramente è stato fatto dalle varie amministrazioni fino ad oggi. E mi fa molto piacere, siamo onorati di avere qui il dottor Chiarinelli e lascerò a loro chiaramente la conduzione e l'andamento di questo incontro. E vorrei soltanto precisare che non c'è nessuna volontà politica di dare un segnale in un senso o in un altro, sono stati invitati tutti i candidati sindaco e quindi diciamo che oggi vorremmo soltanto incontrarci in un modo civile di condivisione, quale contraddistingue anche un'aula magna di un liceo, e offrire a tutti un momento di riflessione che può essere collettiva ed individuale. Grazie. Io ringrazio ovviamente la preside, ringrazio il collega dottor Chiarinelli che ci ha onorato della sua presenza, ringrazio i candidati sindaco che hanno risposto massicciamente, ringrazio ovviamente tutti i presenti. È ovvio che chi più dell'associazione ex alunni del liceo classico può interessarsi dell'università, cioè dobbiamo interessarci del futuro dei nostri ragazzi che frequentano il liceo. Allora, molti di voi sanno che sono un grosso appassionato di statistica. Allora, da tempo ho questo pallino. Mi sentite? Eh? Voce stertoria. Cioè. Faccio sostituire dal vero, va bene. Eccoci qua, ci sentiamo meglio. Allora, dicevamo, è chiaro che il vecchio pallino dell'Università Frosinone non nasce oggi, nasce da molto tempo fa, quindi giustamente la preside lo diceva. Io, diciamo così, mi sono messo un po' a scandagliare i dati del Ministero, sono dati ufficiali quelli che vi presento oggi, aggiornati al mese di maggio, a questo mese, perché ogni tanto il Ministero di mese in mese un po' cambia, tipo 7 iscritti, 1 iscritto, 9 iscritti, perché magari le registrazioni non cambiano. Questa prima schermata ci parla degli studenti per residenza, non per iscrizione universitaria. Quindi la provincia di Frosinone per il 2015-2016 ha avuto 16.020 studenti,
che sono il 3%, poco più del 3% della popolazione. E vediamo che siamo in linea con Rieti, con Latina, con Roma. Viterbo ce n'è un po' di meno, vediamo, ma perché Viterbo un po' risente della vicinanza già di zone più a nord, come per esempio Siena, che ha, come vedremo, 2,56, vedete, pur avendo una tradizione di secoli e secoli, no? Vedete invece, andandosene verso il sud, la percentuale di studenti universitari aumenta. Salutiamo anche l'altro candidato sindaco, dottor Cristofari, magari nelle file inizia. Tanto stiamo iniziando in questo istante, la prima slide. Quindi, come vedete, abbiamo questa situazione. Allora, quello che da contatto siamo 16.000 studenti, sono tanti, non sono pochi. E se andiamo a vedere come si distribuiscono poi, vediamo che scala, Perugia 2,63 e così via, dati del Ministero del 4 maggio, ho fatto pure uno studio su quale percentuale di studenti di ciascuna provincia, quindi residenti, frequentano le università della propria provincia. E qui abbiamo un po' di dati significativi. Vediamo che questa provincia, per esempio, ha solo 4.387 studenti su 16.000 che frequentano la nostra università, che è quella di Cassino e del Lazio Meridionale, e che la percentuale è nettamente più bassa. Vedete che Rieti e Latina, io l'ho messa lo stesso, che sono province del Lazio che mi interessavano, ma queste città non hanno una università propria incardinata, hanno delle sedi universitarie, quindi anzi sono dei numeri notevoli, 10% o 12% di tutti gli studenti che vanno nei loro poli, perché sono poli staccati, mentre quelli che hanno l'università propria hanno percentuali ben più alte. Vedete Roma quasi l'85%, beh, con l'offerta universitaria che ha, ovviamente già stupefacente, che il 15% vada fuori, oppure Viterbo c'è il 40%, L'Aquila è il 50%, Campobasso, che ha un'università molto recente, c'è il 35%, Caserta è il 40%, Siena è il 61%, Chieti 45%, 48%, Pescara 72%. Lì abbiamo messo quell'asterisco, province dotate, quelle due solo di sezioni staccate. Questa è l'evoluzione nel tempo degli studenti della provincia di Frosinone per destinazione dell'Uniclam, quindi vedete che siamo arrivati a un massimo del 34% negli anni, i primi anni 2000, e poi pian pianino siamo arrivati a questo 27-38, che è un po' basso. E ho fatto alcuni esempi, per esempio Tor Vergata ha una crescita costante di iscritti della provincia di Frosinone, mentre tutte le università tendono un po' a calare con gli anni per tanti motivi, ma anche motivi demografici, cioè mancanza proprio di materia prima, perché sono diminuite le nascite. Vediamo che Tor Vergata sale molto, cioè gli studenti della provincia di Frosinone, se nel 10 anni fa erano 1593, nel 2015-16 erano 2881, e in termini percentuali sono circa raddoppiati. Potremmo vederne altri di esempi, ma per esempio all'Aquila abbiamo una forte presenza di studenti della nostra provincia, che dopo Roma è sicuramente la università più frequentata dagli studenti della nostra provincia. Probabilmente molti non solo sono di Frosinone, ma della zona del Solano, della Valcomino, eccetera, e vediamo che sono numeri comunque dignitosi. Il resto lo possiamo saltare, altrimenti facciamo tardi. La sintesi di tutto questo qual è? Che ho potuto osservare. E che cioè la distanza incide moltissimo. Cioè la distanza della sede universitaria incide molto sulle iscrizioni, perché altrimenti non potremmo spiegare come la Sapienza, che ha certamente un prestigio enorme, abbia visto nettamente calare gli iscritti della nostra provincia. Quindi non è un problema di didattica. Infatti, rivolgendomi, c'era ecco, Giorgio Stirpe di Lazio TV, che mi ha chiesto: ma che fine farà l'Università di Cassino? Calma, questa non è un'iniziativa contro l'Università di Cassino, ci mancherebbe altro. Anzi, l'Università di Cassino, secondo me, è la principale indiziata, tra virgolette, a dover aumentare la sua proposta formativa, la sua offerta formativa su Frosinone. Questo è importante dirlo. Cioè, proprio perché abbiamo visto che l'essere troppo eccentrici rispetto alla sede della provincia, l'essere così un po' lontani dalla zona più abitata della provincia, ho fatto anche una statistica che poi vi sarà utile. Cioè intorno a Frosinone, intorno alla stanza del sindaco, se noi facciamo un raggio di 20 km, ci stanno ad abitare 279.000 persone, non sono poche. Sono, nella statistica dell'Italia centrale, sono la settima area abitata. Eccola qui, la facciamo vedere. Eccola qui. Ovviamente prima Roma, seconda Firenze, Frosinone è settima. Certo, questo è uno studio che ho fatto io su dati Istat, su dati georeferenziali, ho messo un po' di tempo, quindi datemi un'approssimazione del 5% circa, però la classifica non cambierebbe molto.
Qui non abbiamo messo ovviamente alcuni dati che sono Pomezia Arti, Acquitone e Tivoli con gli Albani, perché i 20 km intorno a Pomezia includono Roma, quindi il calcolo sarebbe falsato. Quindi fondamentalmente esiste una situazione paradossale per cui una delle zone più abitate del centro Italia, la settima, non c'ha un polo universitario. Primo dato fondamentale. Secondo dato fondamentale, non viene offerto a quanto pare un servizio adeguato ai nostri studenti. Che se i nostri studenti cominciano la fuga dei cervelli già all'università, non dopo l'università, nel senso che fanno studia fuori, è chiaro che dobbiamo intervenire. Quindi, l'istituire un polo universitario importante in questa città non solo serve in qualche modo a dare un ricordo a quello che ha detto la preside, cioè ci avevamo qualche tentativo ed è rimasto un po' piccolo, cioè le attuali offerte universitarie su Frosinone sono della Sapienza per le lauree sanitarie ed abbiamo 400 iscritti, gli altri 400 iscritti circa ce l'abbiamo all'Università di Cassino nell'ex tribunale. Direi che 800 studenti sono un po' pochini per quest'area, per questa percentuale, proprio perché secondo me è sinergico lo sforzo, cioè se l'Università di Cassino aumenta l'offerta, secondo me fa anche un favore a se stesso perché aumenta gli iscritti, perché abbiamo visto, ripeto, che secondo me non è un problema di didattica, di prestigio, altrimenti, ripeto, la Sapienza non avrebbe perso una percentuale nostra, poi vi darò il file, vi lo vorrà. Mentre Tor Vergata e L'Aquila vanno bene, è un problema secondo me geografico di raggiungibilità e quindi di, anche per carità, di bassa spesa per le famiglie. Quindi, di fronte a questi numeri, che mi sembrano difficilmente equivocabili, ritengo che abbiamo chiamato i candidati sindaci noi ex alunni per questo motivo. Guardate, c'è questa realtà, ci sono questi numeri, sono numeri importanti. Esiste una realtà nella nostra regione, quindi abbiamo trovato con l'Anternino il collega Chiarinelli, perché loro hanno una situazione consortile. Giustamente è difficile andare al Ministero e dire mi dai un'università chiamata Università di Frosinone? Difficilissimo, perché le leggi attuali rendono difficile questo, difficilissimo. Ma una realtà consortile che possa gestire le attività di università che restano tali ma che fanno anche una sede a Frosinone, secondo me può essere una importante risorsa per questa città, un'importante risorsa per la popolazione di questa provincia e perché no? Un modo anche di farla crescere. Noi l'anno scorso, mi sembra che Ottaviani era venuto, mi sembra, sì, facevo quell'iniziativa 153 anni di treno a Frosinone, perché all'epoca erano solo 153 anni che c'era il treno, adesso sono quasi 155, però il primo dicembre saranno 155 anni che c'è il treno a Frosinone. E facevo venire uno straordinario ex capostazione che era un nostro ex alunno da Ceccano, uno del 30, lucidissimo, che l'abbiamo dovuto fermare a un certo punto perché stavamo a fare mezzanotte, perché c'era tutta la storia della ferrovia. E poi vennero anche i ragazzi del Comitato dei Pendolari che hanno presentato un progetto pronto, straordinario per il collegamento veloce con Roma. Perché voglio dire questo? Perché secondo me il collegamento veloce con Roma e università e cultura sarebbero secondo me due bei colpi da capo alla crisi. Cioè magari ce ne vogliono altri colpi, ma forse bastano un 1-2 ben assestato, perché è chiaro che se fa il collegamento veloce con Roma c'è il rischio della città dormitoria, eviti una aumentata offerta culturale. Io mi fermo qui, rispettiamo i tempi, anche perché è giusto che il dottor Chiarinelli ci esponga come si sono organizzati a Rieti, perché sta funzionando e perché probabilmente potrebbe essere, non dico l'unico esempio, però indubbiamente un esempio di università consortile è veramente secondo me molto molto interessante. E quindi gli cedo la parola. Grazie. Buonasera, intanto grazie per l'opportunità che mi ha fornita per parlare in una sede dove ho dei legami, ho dei parenti a Frosinone, sono un ex alunno del classico anch'io e sono soprattutto uno che crede moltissimo nella provincia. Io ritengo che da sempre le province del Lazio in particolare abbiano sofferto in maniera incauta il predominio romano, perché non siamo stati capaci di invertire la tendenza. Noi non siamo un'opportunità per Roma, è Roma che deve diventare un'opportunità per noi, in tutti i settori.
anche nel calcio. Io credo che avere in mente un progetto che in qualche modo modifichi quella che è la cultura della provincia sia un passo fondamentale che deve preludere a qualsiasi tipo di impostazione di attività che vogliamo mettere in campo. L'esperienza ariatina, Rieti è una città che per dimensioni, per storia probabilmente anche in parte, anche se Lazio Nord e Lazio Sud le hanno sempre fatte vedere come se fossero molto diverse, in realtà questa differenza non c'è, siamo solo vittime di Roma. Io credo che costruire qualcosa che renda finalmente giustizia ad un territorio sia un dovere di chiunque ha ruolo amministrativo, politico, civico in un territorio. L'esperienza del polo universitario ariatino nasce, vi farò una breve cronistoria che serve a capire e anche far intuire quali potrebbero essere le opportunità e le criticità per replicare una cosa analoga. Nasce negli anni 90 come Fondazione Sabina Universitas, alla quale partecipavano come soci e sostenitori in termini economici. La nostra non è ovviamente una università che ha fondi dal MIUR, si autofinanzia. Il sostegno veniva da tre soci fondatori di questa fondazione, che erano il Comune di Rieti, la Provincia di Rieti e la Camera di Commercio. Contribuivano con delle quote e si sono portate avanti negli anni delle attività universitarie in convenzione con la Sapienza di Roma. Forse è mancata un pochino di lungimiranza e di decisionismo in quegli anni, quando le risorse economiche erano anche maggiori, che se no magari chissà, avremmo forse potuto avere anche l'Università di Rieti, cosa che oggi, come sottolineava giustamente l'amico Giancarlo, è improponibile per le normative e per le difficoltà di carattere finanziario. Questa fondazione Sabina Universitas istituì una serie di facoltà che raccolsero un numero di studenti che negli anni è lievitato, ma non come ci si aspettava. Ha comunque migliorato sicuramente quella che era la caratteristica anche culturale del nostro territorio. Però la non crescita, così come ci si aspettava, portò nel 2004, quindi c'è una data, poi 2005 come start-up, ad individuare una diversa organizzazione. Si capì che per sostenere questo percorso, questa offerta al territorio, bisognava che il territorio fosse coinvolto totalmente. Quindi si partì da una fase di assoluto trasversalismo che permane tutt'oggi e io mi ritengo garante di questo trasversalismo. Noi ci siamo confrontati con amministrazioni di tutti i colori, abbiamo sempre rivendicato e mantenuto una totale autonomia nella gestione di questo percorso. Nel 2004 si ritenne opportuno modificare quella che era la struttura della fondazione, trasformandola in un consorzio di società per azioni, al quale però allargammo la partecipazione. Quindi sono entrati in questo consorzio il Comune di Rieti, la Provincia di Rieti, la Fondazione Bancaria, che a Rieti è una fondazione bancaria estremamente attiva, Fondazione Marrone, che è anche quella che ha un po' più di disponibilità economiche perché non subisce tutti gli eventi che invece subiscono gli enti locali, e poi soprattutto la rappresentanza di tutte le componenti territoriali. Si è cominciato dalla ASL, dal Consorzio Industriale, dalla Camera di Commercio, dalle associazioni di categoria, quindi Confindustria dell'epoca, la CNA, Federlazio, fino agli ordini professionali, per dare proprio un coinvolgimento anche culturale, quindi l'ordine dei medici, l'ordine degli ingegneri, l'ordine dei commercialisti e istituti bancari del territorio, l'allora Cassa di Risparmio di Rieti e la Banca Popolare, il Credito Cooperativo di Roma e del Lazio. Tutti hanno partecipato con quote in base al possesso delle azioni. Il grosso naturalmente era detenuto dalla Fondazione Marrone, 30%, dal Comune di Rieti, 29%, dalla Provincia di Rieti, 29%, ed il resto distribuito tra tutti gli altri soci. Devo dire che c'è stato veramente un momento di grosso coinvolgimento del territorio, perché grazie all'impegno di tutti quelli che erano comunque coinvolti, noi siamo riusciti a renderci molto più visibili e il numero dei nostri studenti è aumentato rapidamente. C'è stata una discreta capacità, devo dire, di rendere però questa offerta formativa assolutamente qualificata. Io ho piacere di dire, di sottolineare, perché è un
un merito che vogliamo prenderci, è che la qualità dell'offerta formativa della Sabino University, come sapete tutte le attività formative universitarie sono sottoposte a verifica da parte del MIUR, con interviste agli studenti, con caratteristiche di verifica sul lavoro dei docenti, beh, la Sabino University ha un livello di qualità superiore per esempio a quello della Casa Madre, della Sapienza. Questo si spiega naturalmente per l'impegno che viene profuso in queste attività, si spiega anche per la dimensione, perché indubbiamente il nostro slogan è dai del tuo alla conoscenza, no? Perché il rapporto studenti-docenti è un rapporto diretto. I 1500 circa studenti che frequentano il corso, oltre ai 200 circa che frequentano i master, hanno possibilità di contatto immediato. Abbiamo nel tempo razionalizzato anche la logistica della nostra struttura, abbiamo concentrato tutta l'attività formativa in un'unica sede. Prima era dispersiva, avevamo più sedi. Perché? Perché magari c'era un socio che metteva a disposizione una struttura, una o un'altra, adesso le abbiamo unificate. Questo ha consentito di rendere, oltre che visibile, l'attività universitaria nel nostro territorio, ma anche una grossa opportunità, con due risvolti che io vorrei sottolineare. Non abbiamo voluto fare l'università sotto casa, l'università come il liceo, tant'è che il numero dei nostri iscritti è per il 60% costituito da fuori sede, il che dimostra che non è l'università per chi è reatino o soltanto per chi è reatino, e questo secondo me qualifica il percorso. C'è una componente che dobbiamo tenere presente: la difficoltà economica degli ultimi anni, con la quale abbiamo tutti il dovere di confrontarci, obbliga anche ad una attenzione alle problematiche che oggi per esempio hanno le famiglie. Uno studente fuori sede costa non meno di 1.000 euro, con tutta la buona volontà. Quante sono oggi le famiglie, in un momento in cui domina la mobilità, la cassa integrazione, le difficoltà economiche, che possono permettersi di tenere uno studente fuori sede, anche se vicina? Allora l'opportunità che un'università vicina, invece, raccolgo l'indicazione, è un grosso vantaggio per uno studente che meriti, anche perché oggi ci si forma anche a distanza, cioè l'università è un pretesto, è un momento, ma oggi col sistema telematico si studia a Oxford, si studia dappertutto, si accede alle biblioteche internazionali, quindi chi ha capacità e potenziali da avere ha l'opportunità di crescere. E un'università vicina serve anche per risvolto sociale al quale noi abbiamo sempre prestato molta attenzione. Come ci siamo strutturati? Con questo assetto, quindi, che in qualche modo ha coinvolto, direi, tutto il territorio, trovando delle facoltà tradizionali. Noi abbiamo 5 facoltà professionalizzanti nell'ambito sanitario: la facoltà di scienze infermieristiche, tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia, tecnici della sicurezza nei luoghi di lavoro e fisioterapisti. Sono facoltà che possono sorgere dappertutto. È indispensabile ed opportuno che ci sia ovviamente una struttura sanitaria di supporto a questo, con un vantaggio reciproco. La nostra ASL ha vantaggio dall'avere i nostri studenti che frequentano l'ospedale, e poi non è da escludere l'ipotesi, che noi coltiviamo e che spero di concretizzare, di clinicizzare qualche reparto dell'ospedale. Questa cosa migliora sicuramente il livello qualitativo anche dell'offerta, diciamo, assistenziale, perché lo stimolo culturale che può venire da un confronto, da un contatto tra il mondo accademico e il mondo tradizionale della sanità è sicuramente uno stimolo importante. Abbiamo poi una facoltà di ingegneria triennale e specialistica che abbiamo da quest'anno trasformato. Sapete che Rieti purtroppo è stata vittima del sisma che tutti abbiamo vissuto e viviamo drammaticamente. Noi riteniamo che da una tragedia, da una disgrazia, dobbiamo trovare lo stimolo per rinascere, per crescere, per recuperare, forse anche per individuare quello che non abbiamo saputo individuare nel passato. Bene, la nostra facoltà di ingegneria l'abbiamo trasformata in una laurea specialistica in laurea in ingegneria dell'ambiente e dell'edilizia sostenibile, nella quale ovviamente si formeranno dei professionisti con competenze specifiche. E questa è una, diciamo, possibilità che viene offerta non soltanto agli studenti del nostro territorio, ai giovani del nostro territorio, ma in campo nazionale, con un'opportunità che invece ci sta fornendo la Sapienza, che è il nostro partner principale,
di rendere internazionalizzare il corso, questo corso di ingegneria, facendo accedere a questo esclusivamente studenti stranieri, circa 300 studenti stranieri, un corso che sarà tenuto in inglese, e quindi possibilità di sviluppo ulteriore del livello qualitativo dell'offerta formativa. Accanto a che cosa? Voi siete amministratori, parlo ovviamente ai candidati sindaco in questo momento, ma anche ai cittadini, voi siete naturalmente consapevoli che migliaia di studenti in un territorio di dimensioni limitate, quale può essere quello reatino, ma come anche quello di Frosinone, è un indotto anche in termini economici rilevante. Perché torno a dire, i nostri 60% di studenti che vivono a Rieti e non sono reatini, portano, dormono, mangiano, spendono e quindi portano un indotto anche economico. La nostra realtà territoriale, come io credo, non vado lontano dalla verità e dalla realtà, anche Frosinone subisce, ha subito, speriamo che si inverta la tendenza, la crisi dell'industria, la crisi occupazionale, la crisi delle risorse economiche. Io sostengo con un convincimento assoluto che l'unica economia che non andrà mai in crisi è l'economia della conoscenza, e noi su quella dobbiamo lavorare. Quando vi ho detto che noi ci siamo mossi sempre con un metodo assolutamente trasversale, e quindi rivolgo questo invito ai candidati sindaco presenti, a qualunque area possano appartenere, tenete conto che se si può far crescere un territorio, la cultura diventa il motore. È un'ipotesi di un percorso universitario, a mio parere dovrebbe essere messa sempre nel podio, non dico al primo posto, perché sicuramente ci sono delle esigenze maggiori, ci sono delle caratterizzazioni che magari io ignoro per questa realtà, però io nel podio dico sì, cioè tra i primi posti sì, per le opportunità che fornisce al mondo giovanile, ma per la qualificazione del territorio. Un territorio senza un'università, senza un livello formativo superiore, è più povero. E quindi su questo bisogna che ci sia un impegno condiviso, convinto e anche con sacrificio, perché se si vuole portare avanti questo percorso naturalmente si dovrà rinunciare o dimensionarne qualcun altro. Ogni territorio ha le sue esigenze, le tradizioni, le sagre, le feste, per carità, tutte rispettabili e tutte quante auspicabili, però a un certo punto, soprattutto quando le risorse scarseggiano, bisogna avere il coraggio di fare delle scelte che siano importanti. Questo qualche volta siamo riusciti a farlo, qualche volta un po' meno, però stiamo andando avanti, subendo anche noi però delle criticità, perché è bene che si sappia, non è così immediato organizzare un consorzio universitario nel quale partecipino i soggetti che voi meglio di me potete individuare nel territorio, sia per potenzialità economica, ma soprattutto per interesse culturale. Ma tutti sappiamo che oggi gli enti locali, i comuni, la provincia, con tutto poi la serie di modifiche anche normative che ha subito, non so fino a che punto potrebbe partecipare e in che termini. Per esempio a Rieti è uscita dalla compagine societaria, però partecipa mettendoci a disposizione la logistica, cioè la sede dell'università è stata messa a disposizione in comodato d'uso gratuito dalla provincia, e questo è un risparmio di 500-600 mila euro l'anno per noi. Allora, individuare quelle che potrebbero essere, parlavo prima con sindaco, tutte le nostre città di provincia, tutte hanno dei palazzi, delle sedi che rischiano di andare in fatiscenza perché non vengono utilizzate e che hanno invece una potenzialità d'uso assolutamente rilevante. Individuiamole e con un po' di decisionismo mettiamole in campo, per esempio per una collocazione di un percorso universitario. Un'altra facoltà e un altro percorso che consiglio di tener presente è quello di individuare dei corsi che siano veramente caratterizzanti, cioè che corrispondano in maniera assoluta a quelle che sono le tipicità del territorio, le caratteristiche e le potenzialità. Noi abbiamo messo in piedi da quest'anno, insieme con l'Università Latuscia di Viterbo, un corso di scienze della montagna. È una laurea triennale che può diventare quinquennale, che esiste soltanto a Milano, analoga, che si interessa prevalentemente delle montagne alpine, e questa invece si interessa ovviamente delle problematiche legate alle montagne appenniniche. Ora, una facoltà di scienze della montagna in un territorio come quello reatino è assolutamente tipica, caratterizzante,
e valorizza le potenzialità. Usciamo anche da un'altra logica. Io sono sempre, ripeto, stimolante, cerco di essere nei confronti degli amministratori. Usciamo dal concetto delle potenzialità e cominciamo a parlare di attuabilità, perché tutte le nostre città sono potenzialmente ricche di tante cose: l'ambiente, la sicurezza, la qualità della vita, l'agricoltura, la gastronomia, potenzialmente, ma attuiamo, cioè concretizziamo queste potenzialità, mettiamole a disposizione perché diventino un percorso reale per i nostri concittadini, ma soprattutto per i nostri giovani. Non si può prescindere dall'obbligo che noi abbiamo con le future generazioni. Noi siamo stati, dico noi, la mia generazione è stata devastante nei confronti dei giovani. È stata devastante perché non ha saputo costruire un percorso che in qualche modo desse delle vere opportunità. E allora abbiamo dei doveri nei confronti dei nostri giovani. E diamogli, visto che non siamo più in grado, o non saremo in grado per non so quanto tempo, di garantire una prospettiva occupazionale, garantiamo almeno una crescita culturale ai nostri giovani. Non è più il diploma di scuola media, la laurea come titolo, no, è l'offerta formativa, il capire che senza formazione, senza apertura, non andiamo da nessuna parte. E quindi la classe dirigente futura deve avere l'opportunità, senza sacrifici enormi per sé e per la famiglia, di costruirsi un percorso che sia solido, ricco. Quindi è un dovere che io ritengo chiunque voglia amministrare un qualcosa deve portare avanti. La fase successiva e parallela che noi abbiamo sempre messo in campo, che è un'altra potenzialità, ma poi si concretizza, per esempio, è una fase di ricerca anch'essa importante. La ricerca deve essere accompagnata proprio statutariamente alla fase formativa, accademica, tradizionale. E quindi noi abbiamo creato dei centri di ricerca nel settore dell'ingegneria, nel settore dell'industria, facendo delle convenzioni, per esempio, con delle imprese, le poche imprese purtroppo che ancora sopravvivono, creando la possibilità di svolgere fasi di ricerca indicate, commissionate, fra virgolette, a costo zero, perché l'università, se fa ricerca, la fa istituzionalmente, non la fa perché si fa pagare. E allora le nostre imprese, alcune delle nostre imprese, in convenzione quindi con un'industria, cosa hanno fatto? Hanno commissionato alla nostra facoltà di ingegneria o le facoltà di medicina delle ricerche specifiche per verificare se la loro fase produttiva era valida, se era possibile innovarla, perché senza innovazione ci si arresta e poi si va in crisi. Quindi la presenza dell'università è anche un'opportunità assoluta per il mondo imprenditoriale, che la deve cogestire impegnandosi anche economicamente nei limiti delle sue possibilità. Questi discorsi e queste possibilità vanno concretizzate con convincimento. La difficoltà innegabile, perché è un argomento su cui, con il quale ci confrontiamo quotidianamente, la difficoltà di disponibilità finanziaria dei soci che io ho citato, perché i nostri soci al di fuori della fondazione bancaria hanno tutti dei grossi problemi economici, però con un sacrificio riescono a continuare a sostenere questo percorso. Beh, se qui si volesse, e secondo me si dovrebbe, costruire un'ipotesi di un percorso universitario, deve essere chiaro che ci vuole volontà, condivisione, capacità naturalmente, ma soprattutto ci deve essere un coinvolgimento, un trasversalismo, ripeto questo termine che può non piacere, ma secondo me è indispensabile per questi percorsi, che faccia sì che un territorio bello, perché questo è un bel territorio, come è bello il nostro territorio reatino, renda più appetibile la permanenza per chi ci sta, per chi ci vive, per chi ci è nato, ma diventi attraente per vocazione, perché quello che noi abbiamo a disposizione è sicuramente un patrimonio che dobbiamo utilizzare. Sono naturalmente a disposizione per chiarimenti, domande di qualsiasi natura e vi ringrazio per l'attenzione. Beh, intanto ringraziamo il dottor Chiarinelli, perché sì, nome in qualche modo. Ci sono domande, ci sono richieste di approfondimenti, perché così chiaro sono stato, esaustivo, no? Non me lo dico. Anche perché la giustificazione della
voi dice, avete domande da fare, cioè, la fame prevale. No, ma qui i candidati sindaco so che stanno con i minuti contati, qui sono comizi, incontri. C'è una pressione più forte. No, no, i candidati sindaco adesso hanno tutto registrato mentalmente e subito dopo le elezioni non è che si mettono a fare feste, subito si mettono a scrivere questa cosa, capito? Giusto? Cioè quindi nel giorno, pochi giorni, entro fine giugno, ci auguriamo che i tempi, come giustamente dice il dottore, sono dei tempi che bisogna prendersi. Però la tendenza deve essere quella. Se guardiamo quella statistica, noi siamo uno dei più grossi agglomerati del centro Italia, siamo il settimo. E se vedete da lì, siamo gli unici senza l'università, o una sede, un polo di potenziale. L'importante è quello, importante la fuga di studenti già in età universitaria che vanno fuori provincia a studiare. Di fronte a queste due cose nasce un dovere sociale. Il modo di farlo ce l'ha spiegato lui, che ovviamente resta a disposizione. Diamo la parola ai candidati. Avrebbe piacere se non venite, sentite pure un minuto, cominciamo insieme al candidato. Grazie dottore per questa illustrazione, perché sicuramente può essere utile a noi per completare un percorso che è quello di confronto su questa tematica universitaria. Il dottor Pizzutelli ha illustrato alcuni numeri che per noi in realtà sono solo parzialmente nuovi, innanzitutto quello che è il concetto di area vasta e di potenzialità che il territorio può offrire. Noi stiamo lavorando in questo senso con le Ferrovie dello Stato da tre anni e mezzo, per riuscire a introdurre questo concetto del treno veloce. Tra l'altro, quindi, stiamo parlando non di investimenti folli, stiamo parlando solo della riforma del contratto di servizio che vi è tra le Ferrovie dello Stato e la Regione. Perché con la riforma del contratto di servizio è possibile istituire treni che sono una sorta di pendolini, quindi che fanno la spola come a Frosinone senza fermate. Qui c'è da sfatare il mito che è un luogo comune, quando ci si confronta con alcuni ambienti anche istituzionali, quando dicono no, ma il treno viene preso più dai romani sulla tratta Frosinone-Roma, quindi più da Colleferro Valmontone in su, che non da Colleferro Valmontone a Cassino. Grazie, perché in quel caso ci vogliono 20 minuti per arrivare su Roma, noi qui abbiamo la transumanza, abbiamo una sorta insomma di... la transumanza proprio quasi bestiale, perché purtroppo alcune volte si viene ammassati lì dentro e abbiamo delle difficoltà importanti. Io non so se in questi numeri, dottor Pizzutelli, sono stati incompresi in quella popolazione 3,2, quell'indice soggetti che frequentano le aule universitarie, abbiamo ricompreso anche due istituzioni importanti che abbiamo sul capoluogo, Accademia di Belle Arti e Conservatorio, ecco perché i numeri, perché il Ministero li mette in capitoli diversi. Benissimo, questo perché, significa che la domanda di cultura universitaria è ancora più forte, perché queste due istituzioni che noi abbiamo sono istituzioni di rango universitario a tutti gli effetti, specialistiche, universitarie. Quindi c'è domanda e noi dobbiamo porci il problema dell'offerta. Obiettivamente, qualche anno fa io sviluppai una riflessione con l'allora rettore dell'Università di Cassino, perché io ricordo sempre questo aspetto, lì c'è scritto Università di Cassino e del Lazio Meridionale, non soltanto di Cassino. In realtà si era chiusa in un enclave e corsi universitari su Frosinone, lauree magistrali, non ce n'erano. Siamo riusciti a ottenere con il nuovo rettore per settembre l'apertura della prima laurea magistrale, quindi gli studenti potranno portare avanti un percorso universitario completo, perché non avrebbe avuto senso fare 3 anni a Frosinone e poi spostarsi per 2 anni a Cassino. L'aspetto che voi avete illustrato, che è quello del profilo dell'inversione, cioè della proporzione inversa tra economia che non tira e necessità di una offerta formativa locale, è assolutamente condivisibile, perché è chiaro che nello stesso momento in cui non si ha la possibilità di finanziare, di sostenere gli studenti fuori sede, o l'università è vicino casa o è difficile che le famiglie oggi, con le difficoltà che hanno, investano sulla cultura universitaria dei figli. Quindi con l'Università di Cassino è in corso questo tipo di rinnovamento, quindi anche nei rapporti istituzionali ci stiamo scambiando delle utilità, istituti a disposizione, complessi,
strutture, supporti logistici facilitati, però se si andasse avanti con un consorzio universitario, e noi qui in Italia dobbiamo essere chiari su una cosa, dobbiamo copiare le cose buone che fanno gli altri. La primogenitura è soltanto di chi ha la mediocrità a livello viscerale, cioè, no, hanno fatto gli altri, non lo copiamo, no, tutte le cose positive, e quindi ben vengano le esperienze che voi avete portato avanti, noi abbiamo l'esigenza, l'obbligo di copiarle, soprattutto per non duplicare il know-how, cioè voi per arrivare a quel livello avete investito su un know-how che volete, intendete mettere a nostra disposizione, e noi ve ne siamo assolutamente grati. Il fatto che poi ci troviamo vicino a realtà così omogenee, perché non sono assolutamente eterogenee, quella reatina con quella del Basso Lazio, può darci uno stimolo ulteriore, quindi credo che anche gli altri colleghi come candidati a sindaco potranno condividere questo tipo di scelta. L'importante, e su questo però voglio essere chiaro, perché non vanno illusi i ragazzi e non va illuso il territorio, questa è un'esperienza che può essere percorribile, perché non significa investire milioni di euro all'interno di strutture da creare ex novo. Altre esperienze di chi volesse dire creiamo l'università di Frosinone con la scritta, con il riconoscimento all'interno della pianificazione universitaria, lei sa bene che è assolutamente impossibile, quei treni purtroppo li abbiamo persi, diciamo, con il preside li abbiamo persi 30 anni fa, sono treni one way, non sono treni che tornano indietro. Grazie. Prima, ragazzi, no, stavamo in sedia, c'era già il problema. Salve a tutti, ho ascoltato con molta attenzione questo riferimento di questi dati. Io sono un ragazzo di 27 anni, il candidato sindaco più giovane della storia di questa città, quindi conosco bene il mondo giovanile, conosco benissimo gli studenti, conosco benissimo tutte le persone che la mattina si alzano e vanno a Roma per studiare, come faccio anche io. Quello che ho da dire è semplice, vorrei essere, visto che si parla di elezioni comunali, anche di elezioni comunali, vorrei fare un riferimento a determinate situazioni. Come diceva giustamente prima Ottaviani, 30 anni fa è stato perso il treno. Sì, 30 anni fa è stato perso il treno per un'università qui a Frosinone. È vero, però c'è un problema, gli stessi amministratori che c'erano 30 anni fa tuttora si ritrovano in consiglio comunale, molti di loro, quindi questi problemi poi ritornano sempre, perché purtroppo c'è una classe politica vecchia, c'è una classe politica rappresenta sempre le stesse tematiche, rappresenta sempre un modo di vedere le cose molto antico. Frosinone non ha un'università, Frosinone non ha moltissimi servizi per i giovani, purtroppo i ragazzi se ne vanno da Frosinone, perché purtroppo questa città rischia di diventare veramente un paesone nel giro di 5-10 anni se non sarà invertita la tendenza, perché ormai tutti i servizi stanno spostando a Roma e Latina, quindi di questo passo questo sarà il nostro destino. Per questo quello che voglio dire è semplice, ringraziamo chi ci ha dato un carcere e chi ci ha tolto l'università, perché purtroppo qualcuno prima di noi ha deciso questo destino per questo capoluogo, ma soprattutto queste cose ricordiamocele quando andiamo a votare, perché anche gli ottantenni che spostano tantissimi voti è pure ora che tornino a fare qualcos'altro. Grazie. Grazie. Buonasera a tutti, grazie all'associazione degli ex alunni che ha organizzato questo bel evento. Io tra l'altro, entrando, nonostante siano passati più di 40 anni, ogni tanto centro, ma l'emozione di salire la scalinata qui ancora mi rimane in corpo. Guardate, io intanto voglio ringraziare il collega Terinelli, che voglio dire ci ha dimostrato la qualità di classe dirigente a tutto tondo. Io voglio iniziare da una cosa storica. Noi abbiamo le magnifiche conservatorio e accademia, perché dentro il salotto di casa mia
dentro, via davanti, dentro il salotto di casa mia, il simpatico all'epoca senatore Picano, insieme al sottosegretario Galloni, disse che Frosinone l'università non ci tocca, ci tocca l'Accademia e il Conservatorio. Tanto è, perché era stato iniziato un percorso di libera università precedentemente, tu Nicola sei troppo giovane per ricordarlo, ma qualcuno se lo ricorda, Emiliano se lo ricorda, in cui c'era giurisprudenza e ingegneria, gestiti dai presidi delle facoltà La Sapienza, che all'epoca si chiamava Università degli Studi di Roma, e quel percorso doveva essere interrotto per consentire la nascita e lo sviluppo del polo di Cassino. Ora, i risultati del polo universitario di Cassino sono stati brillanti, perché l'università è cresciuta, all'inizio con un percorso esclusivamente legato al magistero, è cresciuta, ha realizzato, diciamo, una buona scuola di ingegneria e un'ottima scuola di economia, insieme a una serie di corsi paralleli, però, come ha dimostrato Giancarlo, non dà una risposta significativa a questo territorio. Allora io credo, non so lo spirito di... è chiaro che questa è una conferenza su cui noi abbiamo semplicemente ascoltato e possiamo avere un qualche stimolo, ma io credo che gli amministratori, a questo punto tutti gli amministratori, sia quelli che dovranno amministrare, sia quelli che siederanno nella sala consiliare all'opposizione, hanno l'obbligo di dare una risposta ai 20-30 mila cittadini che da Frosinone si spostano per studiare. Guardate, io mi sono scritto una cosa che m'ero letto, che un grande scrittore al Salone di Torino ha detto che in un momento di crisi ci sono cinque diciamo indicatori che consentono di svoltare. I quattro sono l'economia più avanzata, ma la cultura rappresenta il motore di tutte, come tu dicevi prima, mi permetto di darti il tu per la colleganza medica, sono il motore completo dello sviluppo, diciamo, di un territorio. Allora, al di là del modello consortile di Rieti, che comunque ricalca consorzi che si sono realizzati anche altrove, e al di là delle evidenti difficoltà economiche, perché io credo che Nicola abbia vissuto le stesse difficoltà che si erano vissute nel quinquennio precedente, cioè l'erogazione dei fondi per sostenere i corsi dell'Università di Cassino. Qui il principio è completamente diverso. Qui non è che il Comune paga i corsi universitari, qui si tratta di mettere in piedi, di fare il motore di una condizione virtuosa che in un momento difficile economico come questo è molto difficile da realizzare, perché voi siete partiti giustamente in un periodo fertile e tra l'altro con un rettore molto disponibile all'allargamento. Frati tante volte venne da noi per fare convenzioni che riguardavano diciamo la medicina. E ti devo dire, te lo dico, l'esperienza della clinicizzazione che è avvenuta a Latina non è poi così brillante, quindi su quella, prima che decida tu definitivamente, ci andremo a fare una passeggiata a Latina e ti dimostro come a volte le clinicizzazioni non sono particolarmente efficaci, forse in area chirurgica sì, ma in area medica molto meno. Questo era un inciso per quello che tu avevi detto prima. Allora io credo che l'amministrazione comunale, intesa come amministrazione più importante del territorio della provincia, abbia un obbligo, quello da fare da enzima positivo a una realtà che può realizzarsi, ma può realizzarsi significa, io vedo qua il Presidente della Federlazio, se i suoi associati 10 anni fa potevano mettere 100.000 euro, forse oggi ne possono mettere 10.000. Allora è chiaro, è un percorso, però è un percorso virtuoso,
e ha due peculiarità la tua esperienza. Primo, che non sei bloccato su una facoltà, su una sola università, tu hai fatto convenzioni con più università. Secondo, non hai una facoltà universitaria nella tua provincia. Giustamente il sindaco prima ricordava che c'è una nuova denominazione per Cassino, cioè per il Lazio meridionale. Allora forse, io credo, sarebbe ipotizzabile considerare un doppio binario. Uno dello sviluppo di Cassino con fondi MIUR, con un polo universitario di Frosinone potenziato. Questo è il primo dato. Il secondo dato è mettere in piedi un percorso che ci consenta di avere un'interfaccia credibile con le università che sono in crescita. Noi ci abbiamo Tor Vergata, ci abbiamo Campobasso. Campobasso non c'era niente, ha goduto della fortuna di essere in Molise, dove non c'era un corso universitario. La questione dei trasporti, al di là di tutto, io penso che anche su questo chiunque starà in maggioranza, o starà in opposizione, o starà alla provincia, deve capire che i pendolari di Frosinone non ce la fanno più. Sarà colpa della regione, sarà colpa è colpa di qualcuno, però non ce la fanno più. Ficcarsi dentro i treni che prendono, starci un'ora e mezzo, non ce la fanno più. Allora l'obbligo di chiunque fare il sindaco è quello, poi anche per poter considerare il viaggio inverso, cioè da Roma venire a Frosinone. Questa nostra similitudine, collega, è soprattutto legata al fatto che noi, tra virgolette, siamo uomini quasi di montagna e quasi tosti, perché voi siete sabini, noi siamo in parte volsci, e questo ci deve riportare ai fasti che avevamo ai tempi dei romani. Dobbiamo avere la qualità di interpretarli soggettivamente. Grazie. Ringraziamo il candidato Bellincampi, quindi lingua osco-sabellica, non a caso. Osco-sabellica. Grazie. Grazie dottore, grazie dell'invito anche al dottor Chiarinelli per l'ottima esposizione di questi dati che sono stati molto interessanti. Io sono un ex alunno del liceo classico e c'è anche una mia professoressa dall'altro in platea, quindi poi se volete chiedere i miei risultati scolastici, non me lo dietro, ma che fortuna, anche se la schedola in genere si vede, beh, era molto severa anche lei con la professoressa, non ricordo bene, e poi ho proseguito gli studi all'università di Tor Vergata, quindi conosco bene le problematiche del pendolarismo associato. Come Movimento 5 Stelle noi vediamo di buon occhio queste iniziative, ma soprattutto in vista di, cioè vedendole come primo passo per poi un'azione politica vera e propria, e ho apprezzato molto l'appello alla trasversalità, soprattutto a livello ideologico e di contrapposizione politica e partitica, perché questi sono interessi comuni che devono essere portati avanti da qualsiasi schieramento. È fondamentale questo, che ci sia la volontà politica unanime intorno a queste necessità. Il dottor Pizzutelli diceva che questo è un dovere sociale per noi, è un dovere sociale che noi dobbiamo alle generazioni future. Io sono giovane come candidato sindaco rispetto a chi mi ha preceduto, tranne il collega di Casapallo. Dai, si dettava ogni tanto, me la consente. Abbiamo sentito, abbiamo lavorato di più nella vita. Abbiamo lavorato di quella diceva 84, diceva il dottor Pizzutelli, è un dovere sociale. È un dovere sociale perché noi immaginiamo un polo universitario intanto all'interno di un polo di formazione più ampio, come ha anche citato prima il sindaco, che comprenda anche l'Accademia e il Conservatorio, che sono istituzioni che negli anni sono diventate delle eccellenze, anche grazie soprattutto alla capacità, alla professionalità di chi ha investito in tempo, energie, risorse nel cercare di portarle avanti, e dei professori che con applicazione portano avanti questi enti che sono diventati veramente delle eccellenze sul territorio. Quindi vedere Frosinone, non essendoci più un polo industriale che sia attrattivo e che dia la possibilità ai nostri giovani magari di rimanere qui con la speranza di un posto di lavoro,
trasformare questa, la visione di questa città nei prossimi decenni come una città votata alla formazione e alla cultura, secondo me è l'unico indotto possibile per questo territorio, non c'è altra possibilità, magari che possiamo portare avanti noi, sicuramente questa è l'unica possibilità, poi cause di forza maggiore fuori a livello politiche nazionali, queste non le possiamo, diciamo, forse indirizzare, ma non è così semplice. Un polo universitario appunto all'interno di un polo di formazione più ampio, che noi dobbiamo anche e soprattutto alle famiglie ciuciane, come è stato detto espressamente in questo convegno, che risentono di una crisi economica notevole, forse il nostro territorio è particolarmente colpito da questa crisi economica, e quindi appunto mantenere una persona, un figlio lontano inizia a diventare sempre più difficile, sempre più pesante, e questo poi quando sfocia nell'abbandonare la possibilità di una formazione universitaria è molto triste. Quindi lo dobbiamo sicuramente anche loro, alle famiglie sociali, e perché è una possibilità di far rimanere quelle risorse qui, soprattutto perché ricordiamocelo, mantenere figli fuori sono risorse che vanno comunque a ingrassare altri territori e noi non ce lo possiamo permettere più di tanto. E per chiudere, una qualcosa che mi sta molto a cuore: è fondamentale avere delle facoltà, mi rivolgo al dottor Pizzonelli, è fondamentale avere delle facoltà che abbiano delle ricadute anche occupazionali sul territorio. Abbiamo ingegneria ambientale e questa va comunque potenziata nei limiti delle possibilità che ha un comune come quello di Frosinone. Io dai dati che abbiamo ho visto che c'è una convenzione dal 2004 con l'università che forse non è stata portata avanti nel corso degli anni, che prevedeva anche degli stanziamenti, poi il comune di Frosinone, come ben sappiamo, ha le sue difficoltà e quindi probabilmente queste cose non sono state più portate avanti, anche se ci sono degli atti firmati, ma comunque avere delle ricadute sul territorio. Quindi che cosa vuol dire? Il dottor Carinelli ha citato bene il loro lavoro fatto su una facoltà specialistica che servirà in principio principalmente il territorio sabino, vittima del sisma, ma noi abbiamo un territorio molto simile purtroppo, con rischio idrogeologico, tutta una serie di problematiche strutturali che non vengono mai affrontate, anche perché chiaramente il Comune di Frosinone non ha la possibilità da solo di poterlo affrontare, la Regione e lo Stato dovrebbero darci una mano e questo non avviene, però avere delle facoltà universitarie che possono avere questo tipo di ricadute, possono formare dei professionisti e dare magari anche delle prospettive occupazionali sul territorio, un territorio che ha bisogno di essere risanato sotto tutti i punti di vista, da quello economico a quello veramente territoriale, proprio del territorio, della terra vera e propria, quindi del rischio idrogeologico, al livello dell'inquinamento, quindi è un territorio che va risanato e chiaramente la nostra volontà politica va in quella direzione, quindi di avvicinare e avere la possibilità di portare qui facoltà che abbiano delle dirette ricadute sul territorio, secondo noi è fondamentale. Detto questo, è stato un piacere tornare qui da ex alunno. Vi ringrazio i presenti, ringrazio il dottor Pizzonelli, a cui ridò la parola. Grazie a lei. Sì, adesso abbiamo l'altro candidato sindaco, Stefano Pizzonelli, ho studiato, siamo oltre il quarto grado di parentela, quindi possiamo parlare. Quindi possiamo parlare, non ci sta in compagnia. Ok, ringrazio il sindaco che va via, con il suo rispetto. Allora, io l'ho salutato, mi sembra abbastanza spiacevole. Innanzitutto ringrazio Giancarlo, non siamo parenti, e questo ovviamente siamo parenti, lui lo mette nel curriculum, ovviamente, e sono, ringrazio il professor Chiarinelli, sono un ex alunno, sono uscito quando è nato l'Istria, perché mi fa capire quanto sia anziano, sono uscito nel 1984, sono il padre di un'alunna che uscirà quest'anno, quindi il mio legame con questa alla mano, sono stato anche consigliere di istituto in questa scuola ed è probabilmente stato il periodo, diciamo, peggiore di questo istituto. E evidentemente parlare per ultimo in questo caso è ovviamente abbastanza complicato, semplicemente perché l'esposizione è stata così semplice, lineare e comprensibile, e gli interventi degli altri candidati ovviamente sono stati tutti quanti corretti e ragionevoli, quindi è del tutto evidente che io posso aggiungere soltanto qualche considerazione più che altro di carattere, come dire, quasi organizzativo.
Quello che voglio dire è che noi l'errore che non dobbiamo mai compiere è quello di pensare a Frosinone come un posto singolo, unitario. Innanzitutto, e credo che la preside certamente potrà confermare, il liceo classico di Frosinone non è il liceo classico della città di Frosinone, ma sono tantissimi alunni fuori sede. La classe di mia figlia è almeno per il 50% con alunni fuori sede, il che vuol dire che già a livello di istruzione superiore noi siamo una città che ha il territorio insieme che l'aiuta. E poi l'altro problema qual è? È che il nostro numero di abitanti sta calando, perché probabilmente le iniziative di sviluppo non hanno avuto successo, e quindi adesso noi ci troviamo che le zone limitrofe magari stanno crescendo, noi stiamo decrescendo, e quando andiamo a fare dei confronti con Latina, con Campobasso, con la stessa Cassino, noi andiamo a dimostrare una città che si sta sviluppando, non si sta sviluppando. Quindi che cosa dobbiamo fare? Ad esempio, l'idea del consorzio è molto interessante. Sappiamo che è entrata in vigore adesso la nuova normativa sul testo unico delle partecipate, e quindi utilizzando il testo unico delle partecipate potremmo ad esempio aderire alla società consortile in una delibera di consiglio comunale, e quindi ovviamente un'assunzione di responsabilità importante per noi che saremo in consiglio. Ma io questa cosa non la vedrei come un'iniziativa del comune di Frosinone, perché altrimenti restiamo sempre il piccolo paesino con quel meraviglioso campanile, ma quel campanile non è lo stesso campanile di Alate, non è lo stesso campanile di Verona. E il discorso demografico che faceva prima Giancarlo va a cadere. Scusa, non dico Pizzutelli, però sembra veramente autoreferenziale, e lo sono già abbastanza. Qual è il discorso? Questa è la prima considerazione. La seconda considerazione è quella relativa al fatto sociale, cioè senza recitare un'altra volta i dati della Caritas, tanto li stiamo usando tutti quanti, lo palpiamo tutti i giorni. Perché dobbiamo cercare di sviluppare un polo universitario qui? Perché ci sono tantissime famiglie che non possono permettersi di mandare i ragazzi già a Roma o a Cassino. Quindi dobbiamo consentire, perché il principio dell'uguaglianza dei punti di partenza è fondamentale. Gli ultimi saranno sempre ultimi se i primi sono irraggiungibili, e questa evidentemente non è una citazione dotta, qualcuno la conosce. È evidente che gli ultimi resteranno ultimi se i primi sono irraggiungibili. Se non diamo la possibilità a una famiglia con difficoltà di mandare i figli all'università, ci sarà una condanna sociale a non poter crescere, e è questo quello che non ci possiamo permettere più. Non ci possiamo permettere più. Questo è il concetto. Credo che sia fondamentale. Per quello dobbiamo fare in modo che ci sia sul territorio questo tipo di offerta formativa. L'idea, ribadisco, della società consortile mi piace proprio perché entrare in qualcosa che ha già costruito. Io, e mi dispiace su questo, non so se il dottor Casinelli era qui per sentire, o il fatto che parli io lo fa allontanare. E qui ci dobbiamo anche cominciare a pensare una cosa importante: non dobbiamo pensare al polo universitario esclusivamente di per sé, ma dobbiamo cominciare a pensare al fatto che dobbiamo far entrare all'interno di un sistema formativo più rilevante. La competenza della formazione sappiamo che non è del comune, perché se dicessimo il comune fa formazione saremmo come, diciamo, gli amministrato fino adesso, cioè incompetente sul comprendere alcune tematiche. Allora dobbiamo pensare di far rete con i soggetti che hanno la responsabilità della formazione, perché dobbiamo unire un polo universitario alla formazione. Perché? Perché il problema qual è? È che noi siamo adesso in una situazione di cassa integrazione, mobilità, persone che non hanno capacità di ricollocamento perché hanno la mia età e hanno perso il lavoro, e perché magari delle normative abbastanza rilevanti a livello nazionale, come può essere, in sé potrebbero anche essere giusti, come una garanzia giovani o addirittura un'alternanza scuola-lavoro, vengono utilizzate in maniera da soggetti che magari pensano solo ai benefici della propria tasca, vengono utilizzati per mandare a casa quarantenni e cinquantenni e utilizzare a costo basso i giovani. Quindi se non facciamo questo tipo di investimento culturale all'interno di una rinascita dell'attività formativa per riuscire a riqualificare un contabile che viene espulso dall'attività impiegatizia, un operaio che non ha più il lavoro, io credo che probabilmente non riusciremo a risolvere il problema, perché magari rischiamo di creare una disoccupazione intellettuale, cioè creiamo dei laureati che sul territorio non hanno ricaduta e il territorio non si sviluppa. Per cui, e con questo concludo, ringraziando ovviamente solo ed esclusivamente i presenti, io credo moltissimo
nell'ausilio, nell'ausilio che possiamo darci sul territorio. Il territorio di Rieti è molto simile a quello di Frosinone, noi siamo legati come tifosi a Rieti in maniera particolare, perché vogliamo bene al nostro unico Dio. Il discorso che dobbiamo fare è questo. Dobbiamo cercare di quanto essere... uomo ha detto che manca un minuto. Sì, ok. Il minuto, ma no, ho preso forse troppo tempo, ma sai, ero quarto uomo, quindi sto approfittando abbastanza. C'è un minuto di recupero, però vedi, quarto uomo. Questo dobbiamo fare, dobbiamo pensare. L'occasione di poter entrare in una società consortile, che è molto interessante, che la svilupperemo sicuramente quando è in consiglio, io la andrei ad inserire all'interno di un programma formativo più generale dove coinvolgere tutti i comuni limitrofi e tutte le istituzioni che hanno le competenze. Grazie. Grazie. Ringraziamo Luigi. Non vuole. Luigi non vuole, noi ringraziamo Luigi Fallerini per l'aiuto che ci ha dato nell'organizzazione di tutto questo. Un applauso. Allora, non mi piace mai fare le conclusioni, quindi non devo dire nulla, ma io credo veramente con soddisfazione di aver trovato corresponsione a quello che mi aspettavo. Io sono venuto qui perché amici comuni, parenti, Luigi è stato citato, mi hanno invitato cortesemente e lo scopo era proprio quello che abbiamo raggiunto, muovere le acque, cioè farvi riflettere, non perché non aveste presenti problematiche di questo tipo, parlo ovviamente anche dal sindaco, farvi riflettere sulla potenzialità di questo percorso in campo, sulle difficoltà, ma anche sui risultati enormi che potrebbe ricevere dall'impegno che voi sarete in grado di mettere in campo per sviluppare. Quindi sono io che vi ringrazio, sempre a disposizione, trasmetto l'esperienza e criticità che abbiamo messo in questo modo. Grazie a tutti.